Nel 1482 sono passati 35 anni dalla nascita di quest'uomo, figlio illegittimo, poi riconosciuto, di un notaio. Questo signore che vediamo, pur avendo un'alta reputazione di sé, ignora in questo momento che nei secoli a venire diventerà un mito universale, famoso quasi come Gesù Cristo. Ed essendo dotato di un certo senso dell'umorismo, riderebbe delle tante stupidaggini che si scriveranno sulle sue opere, delle tante invenzioni che gli verranno attribuite, dell'aura di esoterismo e mistero che circonderà il suo personaggio, anche se non è propriamente un carattere lineare. Diciamo che stimola inevitabilmente mille interpretazioni alle tante cose che crea, abbozza e spesso lascia a metà. A 35 anni è un uomo aitante, un fisico atletico, modellato da un'infanzia passata all'aperto, in campagna. Si vanta di piegare con la forza delle sue mani i ferri di cavallo, e lo fa davvero. Barba e capelli curati, attento alla sua immagine, narcisista, stravagante. Per un periodo della sua vita vestirà sempre di rosso. Facile nella parola, è un manipolatore. Dal carattere scanzonato si diverte nelle bizzarrie. Non confesserebbe oggi che da piccolo catturava lucertole per aggiungere loro delle protesi e farle assomigliare a dei draghi in miniatura. L'uomo vive di passioni, ma non quelle di un libertino. Il campo da gioco delle sue passioni è la mente. Una mente raffinatissima, curiosa in modo febbrile. Il suo sguardo rifiuta le emozioni sentimentali, forse le teme. Mai nei tanti suoi scritti si troverà allusione alla passione per una donna o un uomo. Invece si troveranno uomini e donne disegnati, come caricature, volti intensi o mostruosi, o modelli anatomici, fasce di muscoli e tendini e intestini. Il genere umano come fenomeno, a volte gioco, della natura. Nel disegnare un coito fa considerazioni sulla bruttezza degli organi genitali. Oggi, a 35 anni appunto, quest'uomo è conosciuto come pittore. Di soggetti più nobili, si intende, con un'impressionante accuratezza nel replicare quello che vede, sia esso un cavallo, una donna, un fiore, un maestro delle sfumature. In effetti, per tutta la sua vita sarà un maestro nelle sfumature, in tutto. Dove altri saranno fragorosi, esuberanti, il suo genio si muoverà per riflessioni, dettagli, allusioni, chiaroscuri. Il chiaroscuro dell'anima di quest'uomo entra in campo dove la ferrea razionalità si trasforma in qualcosa che egli non dichiarerà mai. Qui diventa affascinante come un enigma che ha distinto anche un ignorante, percepisce in un sorriso oggi protetto da una lastra di vetro del più famoso museo al mondo. Ora lo troviamo intento ad usare tutto il suo ingegno e la sua furbizia per trovare lavoro. Sta scrivendo una lettera, un curriculum per un nuovo impiego. Un impiego più prestigioso di quello che ha, meglio retribuito, e comunque in un posto diverso, perché a lui piace cambiare. Una capitale con più di 100.000 abitanti, un lavoro diverso in una corte importante. E siccome sa cosa serve e cosa piace al signore a cui offre i suoi servigi, nel suo curriculum mente, dichiarando di saper fare cose che spera di non dover fare. Da pittore, quale egli effettivamente è riconosciuto a Firenze, si presenta come costruttore di macchine belliche speciali e segrete e di innovativi edifici militari. Garantisce la capacità di inventare un nuovo modo di fare la guerra. Poi, siccome il posto dove vuole andare è ricco di acque e canalizzazioni, segnala di essere esperto in idraulica. Potrebbe essere architetto civile, creatore di macchine sceniche, barzellettiere. Termina dicendo che in tempo di pace è anche pittore e musico. E la lettera non è scritta di suo pugno, ma dettata. Perché è scritta da pugno destro, mentre quest'uomo
non solo è mancino, ma scrive da destra verso sinistra. Per decifrare la sua scrittura è necessario leggerla con uno specchio. Nella lettera, l'intelligenza del borghese e la furbizia del contadino. Da piccolo, questo ragazzone vagava in effetti per campi, forre, ruscelli, dirupi. Se ne andava da solo a leggere la natura come se fosse il suo personale giocattolo. Mentre i suoi coetanei giocavano con giochi costruiti dagli uomini, lui osservava. E la fervida fantasia di un bambino faceva il resto. In fondo gli uomini si possono dividere in due categorie, quelli che vedono e quelli che guardano. Lui teneva gli occhi perennemente collegati alla mente, senza stancarsi mai. E allora, se il volo degli uccelli può essere un'abitudine per un ragazzo di campagna, in lui diventava il desiderio di studiare e ricostruire quel miracolo. Il volo è il sogno di una vita, una necessità della sua anima, una ricerca a cui dedica progetti, esperimenti. Lui vuole volare, partendo da un'equazione. Io sono natura. Un uccello è natura. Il volo mi appartiene per familiarità. È un problema tecnologico ottenere per il simile le opportunità del simile. La parola impossibile per Leonardo è un errore del progetto. E basta. E cerco adesso movimento. I comportamenti della natura non suggeriscono dei codici morali. Ed essendo lui un naturalista quale neanche Darwin sarà secoli dopo, vive i gesti come espressione delle pulsioni naturali. Un tecnico, anche in questo. Nei secoli a venire si discuterà sul fatto che fosse un guerrafondaio. Un'altra scuola di pensiero si appiglierà a quella frase nel Codice Atlantico: la guerra è una bestialissima cosa, per farne un criptopacifista. Ma a quei tempi la guerra era pane quotidiano, non una sua opzione. Nel progettare, perché poi con i suoi stratagemmi otterrà quell'incarico, macchine belliche speciali e segrete, si avvicinerà alla materia con la stessa freddezza con cui analizza un arto o un animale. E progetterà ordigni tecnicamente infernali, capaci della massima dirompente efficacia, che nulla concedono alla pietà umana. Teste mozze, corpi squartati. Una riflessione sulle nostre stupide guerre chirurgiche o umanitarie. Le guerre non hanno varietà o aggettivi. Hanno solo il massimo dispiegamento di forza e violenza che uomo può concepire. Diciamo che Leonardo ne era perfettamente consapevole. Se intervistato avrebbe forse deprecato, ma a quei tempi non c'era la televisione e perfino lui non l'aveva progettata. Un segno di estrema preveggenza. Leonardo è un uomo complesso, ha tante teste sotto lo stesso cappello e deve tenere a freno i suoi demoni, la sua insaziabile sete di conoscenza che gli regala l'impossibilità di concentrarsi a lungo sullo stesso progetto, che lo porta a volte ad essere, per paradosso, pasticcione e disordinato, e insofferente, sempre, a completare le sue opere. Terminare è la parte noiosa. Il Cenacolo lo completa controvoglia. Ha già altro per la testa. La mattina, a buon'ora, era a montar sul ponte, perché il Cenacolo è alquanto da terra alto. Soleva dal nascente sole sino all'imbrunita sera non levarsi mai il pennello di mano, ma scordatosi il mangiare ed il bere, di continuo dipingere. Se ne sarebbe poi stato 2, 3 e 4 dì che non v'averebbe messo mano, e tuttavia dimorava talora 1 o 2 ore al giorno e solamente contemplava. Considerava ed esaminando tra sé le sue figure giudicava.
L'ho anche veduto, secondo che il capriccio o Ghiribizzo lo toccava, partirsi da mezzogiorno, quando il sole è in leone, da Corte Vecchia, sul luogo dell'attuale Palazzo Reale, e venirsene dritto alle Grazie, e t'asceso sul ponte, pigliare il pennello, e tu una o due pennellate dare ad una di quelle figure, e di subito partirsene e t'andare altrove. Avrà sempre altro per la testa, e sempre poco tempo, chiamato dal suo signore a mille impegni, tra i quali scrivere sonetti, inventare giochi di prestigio, progettare feste leggendarie per cui realizzava macchine sceniche che lasciavano a bocca aperta. Sceglieva musiche, creava costumi, era regista. Avrà sempre altro per la testa. Solo quel ritratto di signora, rimasto a lui perché rifiutato forse dal suo committente, lo accompagnerà come un eterno ritorno, compagno di tanti suoi spostamenti. Sarà perché è un quadro di piccole dimensioni, sarà perché quando non c'è la molestia di una scadenza, lui può tornare a visitarlo quando vuole, rimodellarlo, dopo acute riflessioni. Per il resto Leonardo scrive le sue profezie tecnologiche a rate, in fogli diversi, anche per penuria di carta. Sullo stesso foglio affastella cose disparate, appunti, disegni, la nota della spesa, massime, spesso cose scritte di getto. Poi invece in modo analitico, quasi maniacale. Sui fogli tracce organiche, vino, cibo. Scrive da qualche parte una ricetta per fare la grappa colorata, per renderla più attraente. Proto-marketing. Lui comunque la grappa e il vino li beve. Chi nel futuro, armato di pazienza e di uno specchietto, si metterà a decifrare questa calligrafia che si sviluppa da destra a sinistra in assoluta tranquillità, come se fosse la cosa più naturale del mondo, si iscriverà ad una gigantesca caccia al tesoro. Trovare in migliaia di fogli inzeppati disegni, appartenenti spesso ad epoche diverse, tracce di uno stesso progetto, è un rompicapo, un'impresa disperata. Anche perché chi ha avuto in possesso i suoi manoscritti nei secoli successivi ci ha scritto sopra, anche lui. Nei casi migliori per numerare le pagine, in altri per vandalismo, o gioco, o interesse. Il disegno della bicicletta, famoso progetto attribuito a Leonardo, con ogni probabilità non è farina del suo sacco, perché non è fatto col gessetto dei suoi allievi. E né la penna né l'inchiostro sono del maestro. Il progetto è disegnato in due colori, e uno dei due colori proprio non corrisponde. Altre sorprese nello stesso foglio. Anzi, se uniamo quel foglio con il suo successivo, si scoprono in basso due caricature di pene. Ancora non è Leonardo a farlo. È un altro gessetto nero. Sopra troviamo la caricatura di un ragazzetto e una scritta che indica Salai. Ma chi è Salai? Nell'anno del Signore 1482 ancora nessuno per Mastro Leonardo, ma sarà proprio lui, Salai, che negli anni a venire meglio ci spiegherà con la propria presenza nella sua bottega il carattere del nostro genio. Se tu sarai solo, tu sarai tutto tuo. Se sarai accompagnato da un solo compagno, sarai mezzo tuo. Tanto meno quanto sarà maggiore la indiscrezione della sua pratica. E se sarai coppiù, di più cadrà in simile inconveniente. Salvatico è colui che si salva. A dispetto di questo, però, Gian Giacomo Capriotti, in arte Salai, entrava nella bottega di Leonardo quando l'uno aveva 43 anni e l'altro 10. Crescerà col suo maestro. Nelle stesse parole di Leonardo, Salai, che sta per diavolo, è ladro, bugiardo, ostinato, ghiotto. Consuma libri e scarpe, è un trovatello, e Leonardo si lascia rovinare la vita quotidianamente da questa piccola peste, senza troppo protestare, con indulgenza. Fin quando, molti anni dopo, Salai troverà la morte per mano violenta, lontano dal porto sicuro del maestro. Leonardo paziente, tollerante, segretamente divertito, forse. Lui,
figlio naturale mai abbastanza riconosciuto, non può non avere un occhio di riguardo per questo gatto randagio. Ma i ragazzi della sua bottega, evidentemente, scherniscono Salai. Ed ecco probabilmente spiegata l'incursione di una beffa al diavoletto nei sacri testi del maestro. Proprio quella caricatura che avevamo trovato dalle parti della famigerata bicicletta. È emozionante capire come ogni singolo segno dei codici sia la cronaca della vita quotidiana del maestro e della piccola comunità che intorno a lui ruotava. Con Salai, Leonardo parsimonioso annota i soldi che gli dà e quelli che il ragazzo gli ruba. Troviamo annotato: oggi Salai si è rubato 9 soldi. Il maestro è ricco e al tempo stesso in bolletta, perché pur guadagnando investe spesso nei suoi progetti in prima persona. La filosofia della factory che ritroveremo molti secoli dopo. A bilanciare il problematico Salai, specie negli ultimi anni, ci sarà Francesco Melzi, a cui Leonardo lascerà tutti i suoi scritti. L'uomo di fiducia, quindi. Ma morto Francesco, i fogli di Leonardo inizieranno una dolorosa odissea nel disinteresse generale che porterà fino a noi, attraverso il burrascoso mare dei secoli, probabilmente solo la metà di tutto quello che egli ha scritto. Non sappiamo quante ore quest'uomo dorma. Sappiamo però di una sua curiosa invenzione, una sveglia ad acqua collegata tramite una cordicella al suo piede, che viene tirato all'ora della sveglia. Insomma, dalla feroce praticità della sua invenzione, capiamo che l'uomo dormirebbe più di quello che si conceda. E sapendo ormai come egli sia capace di dimenticare cibo e riposo quando è sulle tracce di un'intuizione, ci convinciamo che Mastro Leonardo non è un ghiro. E tuttavia un accenno al sonno si trova nei suoi manoscritti. Come una giornata spesa a lavorare da un dolce sonno, una vita spesa bene da una dolce morte. Leonardo non è vegetariano, perché sappiamo che mangia il pollo e progetta una cucina per fare la carne affumicata. Ma fa di più, molto di più. Nel vagheggiare una città ideale in cui la viabilità dei carri avviene in tunnel sottostanti e quella dei pedoni su strade soprastanti, immagina una casa automatizzata, in cui tirando un'asticella l'acqua sale fino al secondo piano, mentre nel riscendere attiva dei mulini interni. Acqua che irriga le piante, condiziona l'aria. Il concetto è igiene che si tramuta in energia. Ci saranno chiavistelli, porte blindate e camini a fuoco perpetuo con doppio scappamento. Nelle stalle il cibo sarà canalizzato e così l'evacuazione delle tane. Progetterà anche dei robot. Lo sguardo acuto del ragazzone di Vinci si spinge nel futuro fino a prevedere le nostre necessità. A proposito, nella sua città ideale Leonardo si preoccupa che sia costruita in modo che non si possa pisciare negli angoli. Una notazione che farebbe ridere se non ci desse un indizio prezioso su un carattere quasi maniacale, inflessibile nelle sue convinzioni, tutte rigorosamente basate su una cultura diversa. Leonardo non è semplicemente un genio, è un diverso.
da tutti quelli della sua generazione. È apolide, cosmopolita, ateo, solitario. Lui, uomo senza lettere, legge i libri scritti dagli uomini a complemento dell'unico libro che per lui conta, il libro della natura. Lì scopre un pensiero raffinatissimo, logico, matematico, che gli insegna la categoria dell'utile quando la natura assegna una posizione perfettamente sfasata alle foglie su un ramo per dare a tutte la possibilità di avere luce. Impara la categoria del bello nelle forme e nelle fattezze degli esseri che vivono la natura. E ancora, diverso dai suoi simili rinascimentali, dedica la stessa attenzione alla bruttezza. La natura non scarta nulla perché non le piace. La natura non ha morale, ha regole superiori a quelle degli uomini che stupidamente non si domandano il perché di una nuvola, di un mulinello, di un'illusione ottica come la prospettiva. Leonardo si mette ad assistere un centenario nel momento del trapasso, non per carità, ma per poterlo studiare appena cessate le funzioni vitali. Questo vecchio, di poche ore innanzi alla sua morte, mi disse lui passassi 100 anni e che non sentiva alcun mancamento nella persona altro che debolezza. E così, standosi seduto sul letto nell'ospedale di Santa Maria Nova di Firenze, senza alcun movimento o accidente alcuno, passò di questa vita. Ed io ne feci anatomia per vedere la causa di sì dolce morte. E Leonardo sbaglia, e a volte si accorge di sbagliare. Dopo aver inseguito per una vita l'illusione del moto perpetuo, cioè dell'energia che si autogenera, ammette a se stesso l'errore. Perché questo intellettuale laico, così siderale rispetto al suo tempo, dà importanza solo alla verità che viene dalla conoscenza ed è disposto a fare figuracce, rischiando. Farà affreschi che si autodistruggeranno per spericolati impasti sperimentali, progetterà anche cose ridicole che non funzioneranno mai, commetterà errori enormi, come descrivere il cuore come uno strumento per riscaldare il corpo e non come una pompa. Proprio lui è eccelso maestro di idraulica e di anatomia. Molte delle macchine che sono attribuite a Leonardo semplicemente non sono le sue. Le copia, ma non per rubarle, per migliorarle. Usa la furbizia con gli uomini e l'intelligenza per sé. E quando vede gli assurdi tromboni del sapere pontificare, diventa gelido e sarcastico, addirittura sdegnato. La verità non è quella che piace, ma quella che è. A sorpresa nel suo codice del volo, egli scrive: senza dubbio, tal proporzione è dalla verità alla bugia, qual è da luce alle tenebre. Ed è di tanto vilipendio la bugia, che s'ella dicessi ben gran cose di Dio, ella torria di grazia a sua deità. E finalmente si compone per intero il volto nascosto di questo fanatico razionalista, di questo freddo osservatore, di questo uomo che non denuncia passioni o debolezze. Io credo che invece di definire cosa sia l'anima, che è una cosa che non si può vedere, molto meglio studiare quelle cose che si possono conoscere con l'esperienza, perché solo l'esperienza non falla. E laddove non si può applicare una delle scienze matematiche, non vi può essere certezza. Leonardo è un logico con l'acqua alla gola, che sublima davvero come una delle sue macchine da guerra tutto quello che non può essere certezza. Però il suo istinto di artista lo fa deragliare dalla sua ferrea logica, un temperamento passionale segregato nei recessi della sua non anima lo porta altrove. Nelle opere sue, in sfondi o filigrane, in espressioni o dettagli, tracce di pulsioni inesplorate e sorprendenti. Dai chiaroscuri algebrici emerge quest'anima negata, un'irrazionalità onirica, una psiche profonda e insondabile.
il grande uomo è davvero un grande enigma. Non sapremo mai perché il volto di Salai, ritratto in uno schizzo da Leonardo di profilo, è così pericolosamente simile a quello di Giovanni Battista e quello di Giovanni Battista a Monna Lisa. Per non dire della misteriosa Monna Vanna o Gioconda nuda, arbitrariamente attribuita a Leonardo e Salai. Le uniche parole inconsuete che Leonardo lascia a sorpresa sono il racconto di un sogno. Nella mia prima ricordazione della mia infanzia, essendo io in culla, e mi pareva che un nibbio venissi a me e mi aprissi la bocca con la sua coda e mi percotessi più volte con tal coda dentro alle labbra. Oggi si contano circa 6.000 pagine di appunti con molte decine di migliaia di disegni lasciati da Leonardo, ma si ritiene che siano solo una piccola parte di quello che ha scritto e disegnato. Alcuni pensano che ne abbia scritto almeno altrettante ormai perdute. Molti hanno approfittato di queste caselle vuote per contribuire a modellare il mito Leonardo. L'immagine di quel bellissimo ritratto, il grande vecchio dagli occhi acuti e severi e dalla lunga barba, che è oggi la sua icona, è, secondo alcuni studiosi, il ritratto di chissà chi. Ma ci dispiacerebbe ammetterlo. Come non vorremmo che Gandhi, Einstein o Che Guevara si rivelassero altro dall'icona perfetta che ci aspettiamo. Forse costruire un mito è un modo per astenersi dal conoscere l'uomo. Peccato, perché tanto più lo studiamo, tanto più questo particolare uomo ci sorprende. Lui, di sicuro, se si imbattesse in Leonardo, cercherebbe in giro per il mondo i fogli mancanti, avidamente. L'odissea dei manoscritti di Leonardo da Vinci è tutt'altro che finita, se ancora nel 1966 sono stati trovati due nuovi codici a Madrid. Qualcuno parla di pagine scritte quasi di getto, tant'è vero che gli esperti di Leonardo dicono che sembra di sentirlo parlare come da un registratore. L'uomo, 500 anni dopo, ci vuole ancora parlare, senza interpreti, spogliandosi di una maschera che non gli appartiene. Thank you.